Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sul gioco di Uncharted 4. Prima di iniziare il quarto episodio voglio chiedervi, eventualmente già scusa in anticipo, se magari ogni tanto durante questo episodio, no? Questo capitolo sentirete magari dei rumori sottofondo non molto gradevoli, come ad esempio, non lo so, martellate o picchettate. Ma purtroppo stanno facendo lavori dove sto e quindi si possono sentire, ecco, già ora qualcosa ogni tanto. Quindi chiedo scusa in anticipo, ma purtroppo il tempo per registrare è poco e quindi devo approfittare del momento, anche se purtroppo c'è questa, diciamo, noia di mezzo. Allora, intanto comunque siamo qui, iniziamo il quarto capitolo, come ho appena detto. Come avete visto si chiama Una vita normale. Insomma, iniziamo. Allora, esame l'oggetto. Che trio. Foto importanti. Foto molto nostalgiche. Ok, fine. Fra l'altro sono anche un po' raffreddato, quindi la mia voce fa ancora più schifo del normale. Come se non bastasse. Sono tutti ricordi questi, fra l'altro dei passati Uncharted. Eh sì. Tenzin. C'è altro? San Francis e i suoi complessi enigmi. Vabbè, io chiaramente le guardo tutti perché magari non lo so. Mi apre di trovare un tesoro, fa sempre comodo. Anche se a quanto pare sono, come ho appena detto, solamente ricordi delle vecchie avventure. Ciao. Grazie tante, Santisma. Questo è quello di prima, cioè di prima, degli episodi precedenti. Insomma. Io ho cambiato il mio stile. Che avventura incredibile. No, aspetta, fammi prendere. No, perché fra l'altro di Uncharted è uscito anche un libro, no? E non vorrei fra l'altro sia proprio questo, non lo so. Da una vita fa, Chloe. Non credo, eh. Però magari qualche ricordo anche del libro. No, Sri Lanka in regola non ci conviene niente col libro, Uncharted non mi ricordo male. Bene, siamo qui. E now, cosa da fa? Anni fa ho scalato il tuo fratellone. Cose più strane che abbia mai trovato. Bene, siamo già in difficoltà, si è iniziato da 2 minuti, capito? Ora devo guardare tutte le cose che si possano guardare. Un vero massacro. Scuoti. Io. Perché? Va bene. Ma perché la fa questa serie? Nuovo in pista. Certo. Non fate cerchiare niente. Fatevi sotto.
Sì, arrivo. Peccato di questa. Possiamola, vai Drake. Dai, Nathan, mettila lì. Possala, vai bimbo. Allora, per scendere. Boh. Bene. Eccolo qui, sta botola. Diciamo il suo angolo, stanza dei ricordi, ecco. Comunque, a quanto pare, per poter andare avanti, per poter procedere nel capitolo, dovete guardare tutti tutti gli oggetti che ci sono. Dovete esaminare tutti gli oggetti e poi sparare con questa pistola ai cerchi in alto. Wow. Si è sposato. Questa è bella. No, ma zoomato che è rimasto il tasto triangolo da premere. Vabbè, basta, vai, basta. Andiamo, se non c'è da fare altro. Sei rimasto lassù un'eternità. Stavo facendo delle ricerche. Ah, ora si chiamano così. È vero. Ti spiacerebbe prendere il cibo? Qui ho quasi finito. Oh, certo, subito. Grazie. Che carina questa cosa che hanno deciso di mettere per quanto riguarda la storia. Nathan, che dopo tutto ha deciso di smettere, okay, di fare, di vivere avventure, e adesso si vedrebbe che appunto si goda, sai, come da titolo, una vita normale con, a quanto pare, la sua moglie, che in questo caso è Chloe. Sembra buono. Chloe. Dunque, com'è andata oggi? Cosa? No, Elena, scusate. Mamma mia, signore Dio. Scusami. Come è andata? Dormo. È andata bene. Classica giornata da sogno. Ho ripescato spazzatura dal fiume. Già. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, un vero cimelio. Era primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Oh, mamma mia. Sì, insomma, sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog e di come colpisca dritto ai polmoni una penna che ti piede giù dal mare. Quindi ha fatto subito inversione. Nostalgia potente. Sta parla lui, la cane in meno. Ah, chi c'è? Dove sei? Sono qui, torturato da una forchetta. Cosa? Davvero? Che c'è? Non fermarti, era interessante. Oh, sì. Bene, di che parla l'articolo? Addio, era un casino. Scusa? Quale? Questo? Gli abitanti di Bangkok e dello smog, e siccome tutti non riescono a volare via da lì e la gente soffoca. Wow. Va bene, mi spiace. No, è stato coraggioso. Ma ci sono andato davvero vicino. Vicino è un parolone, ma sì, c'eri quasi. James non ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? James mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. Io... è che non lo voglio. Davvero.
per prima cosa non hai i permessi. E si era stabilito che non avremmo più preso lavori così. Non ne vale la pena. Non sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi, no. Puoi chiamare Sullivan. Da quant'è che non lo vedi? 2 anni? Possiamo chiudere il discorso. Va bene, ma non voglio che rinunci per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo gesto. È solo... Allora vado di là a lavare questi piatti. Ferma, faccio io. Ma dai, no, hai lavato ieri. Tu hai cucinato, io lavo, tranquilla. Insomma, almeno lascia che me la guadagni. Ma quella è la scena. Potremmo... Sì, monedie. Giocarcela. Cioè, nel mezzo mondo, Marco, sì, sai, no. Sì, con il tuo giochino elettronico. Scommetto che posso battere il tuo record. Pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico? Sì, e tu hai paura. Ma non sai neanche come si chiama. Non mi serve sapere come si chiama. Ti ho vista giocare. Devi, certo, saltare e correre. E io ho un talento naturale, ah, per questo. Davvero? Allora, che ne dici, pollo? Scommettiamo? Oh, wow. Ok, fenomeno. Questa show 1. Ok, guarda e... La prima, attenzione, che suoni importanti, suoni nostalgici, stavolta sono io che vado. Anzi, sono a me che mi entra nostalgia potente. Sì. Ci sta mettendo parecchio. Che gioco è? Vi prego, fatemi vedere cos'è. Qualcosa, ti aspetti che... Ok. È Crash! Oh, è bene. Qualcosa non va? No, no, è che... come fai a... Come si inizia? Premi il tasto start. Sapevo che c'era un particolare strano che appunto riguardava questo gioco. Addirittura dice ci si possa giocare, ma non pensavo che fosse proprio inerente con la storia. Perlomeno che ci fosse questo pezzetto qua con la storia. Attenzione, ma sto giocando io! Ma sto giocando io, sto giocando! Ok, scappa dal macigno. Perché il macigno mi insegue? Tu pensa a scappare. Io non ho fatto niente. Che bello! Ora muoio, eh? La vedo, l'ho vista. Che bestia, una volpe. Un bel. Sembra una volpe. È una volpe con i jeans. Ok, morto. Non ci credo, sono morto. Bene, comunque mi è entrata una voglia pazzesca di giocare a Crash Bandicoot. E non molto reale. Perfetto. Non fanno così. È un bel. Ma sono un bel. Hai mai visto un bel? No, ma indossano scarpe da testa. No, ottimo. Usa l'attacco volante. Con quale tasto? Cerchi, attacco volante. Ma perché non salta? Accidenti a lui. Dai, di, Boia. Tutto un campione. Ti faccio morire 80.000 morti. Sono fiducioso. Secondo me è la volta buona. Anzi, spero sia la volta, sì, buona, soprattutto. Niente male, davvero. Però c'è il checkpoint. Il mio amato checkpoint. e attenzione, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Niente, un nuovo record, mi dispiace. Molto così. Te la sei cercata. Oh. Non ci credo. Ce l'avevo quasi fatta. Puoi sempre ricominciare. Dai, ti arrendi o riprovi. Ma la mia auto servirebbe una bella cosa. Attività. Che fai? Ti metti a sfottere ora? Sì, c'è una modalità che si chiama facile. Tu l'attivi. Ed è molto più facile, a livello facile. Parla, parla. Che vorresti fare? Guarda che ti avverto. Che vorresti fare? Attenta. Nella vita reale, ehi, cosa sai detto... fare? Dimmi. Stai attenta. Che cosa sai fare? E se fare faccio così? Nella vita reale?
E sei felice? Sì, certo. E tu? Beh, che significa? Vieni qui. Via, da parte il pornazzone. No, scherzo. Non siamo ancora aperti. Siamo chiusi. Ci tenta d'uride. Andiamo. Va bene, arrivo. Rompi palle. Sì? Posso aiutarla? Sì, io... sto cercando il mio fratellino. Wow. È alto più o meno come lei, un po' più magro. Con molti meno capelli grigi. Ma tu eri morto. È bello rivederti, Nathan. Oh mio Dio, Sam. Ok, tutto ok, calma, tranquillo. Ma come? Pensavo fossi... Li ho visti spararti. Sì, l'hanno fatto proprio qui. Cazzo. I dottori hanno... dottori. Mi hanno ricucito e... sbattuto di nuovo in cella. Sì, ma... io ho telefonato e controllato ovunque. E ogni persona, ogni documento... confermava la tua morte. Nathan, abbiamo ucciso una guardia. Volevano che marcissi in quella cella per tutta la vita. E ci è mancato poco. Cazzo, Sam. Se l'avessi saputo, io ti giuro che sarei tornato a prendermi. Lo so, Nathan. Lo so. L'unica cosa che conta è che sono libero. Ehi, sei ancora fra noi? Sì. Mi serve aria. Non vorrai svenirmi in braccio, spero. Potrei. Non è una cosa da poco, no? E si scoprì che in realtà è solamente tutta una lucidazione sua. E come mi hai trovato fino a qui? Ok, calma. Dovuto era nostalgia. Vecchi tempi. Parlami di te. Dai. Di me? Sì. Che c'è da dire? Beh, ho chiamato i vecchi contatti. Oddio, che cosa sia strana. Storie pazzesche. Quali storie? Quella è vero. Però... sparatorie. Vediamo un po'. Tu hai preso un treno deragliato sull'Himalaya. Sì, quello... quello è successo. Andiamo, cosa mi sono perso? Cazzo, Sam, da dove inizio? Inizio dalla parte migliore. Oh, boh. Vai. Vai per il dorato. Ricordi la nostra teoria che Sir Francis Drake finse la sua morte? Sì, okay, ma... era vero. Ho trovato la bara. Al largo di Panama? Sì. Sì. Ok, e stai a sentire. Faccio per aprirla, sì, e non c'è il corpo. Ma... sul fondo c'è il suo vecchio diario. Mi prendi per il culo. E quindi un'altra città leggendaria distrutta. Ma ne siamo usciti vivi, a malapena. Incredibile. Già, lo è stato. Peccato tu non ci fossi. No, è che è letteralmente incredibile. Mi stai dicendo che sei inciampato sull'ennesima miniera d'oro archeologica e non so come ne sei venuto fuori a mani vuote. Sì, beh, è un po' la storia della mia vita. A dire il vero, qualche gengillo l'ho portato a casa ogni tanto. Ho comprato l'auto, la casa, l'anello di fidanzamento. Oh già, l'anello, sono sposato. Che scemo è, oh, quella delle avventure, è mia moglie. Devi conoscerla. Stasera, a cena, a casa nostra, vieni a mangiare, così potrò dirle tutto di te. Merda, dovrò dirle tutto di te. Nathan, sono in un mare di guai. Cosa? Di che parli? Che tipo di guai? Il nome Hector Alcazar ti dice niente? Sì, è il boss della droga.
Il macellaio di panna, giusto? Perché? È una storia complicata, ma... era in cella con me l'ultimo anno. Per questo sono riuscito a uscire. Stanotte non leggi? Samuel viene qui. Eccoci. Le guardie cantano. Vabbè, saranno ubriachi. Chissà. Però sono contenti. Come potevano accontentarsi di queste vite meschine, del loro squallido lavoro? Almeno hanno una moglie che li aspetta. Noi che abbiamo? Eh? Senza offese, eh? Teniamo l'ambizione. Oh. E quando saremo fuori? L'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno. Eh già, apprezzo il tuo ottimismo. Che farei quando sarei fuori, Samuel? Se mai riuscissi a uscire, sai già quello che farei. Claro. Però voglio sentirtelo dire. Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi. Di cui ormai sarai stufo di sentir parlare. Oh, no. La storia di Henry Everett e dei suoi 400 milioni in oro e gioielli. È la mia nuova Nina Nana preferita. Tu pensi davvero di trovarla? Se fossi libero? Assolutamente. L'ambizione. Cos'è che diceva Avery? Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Mi gusta il suo spirito. Che diavolo è stato? L'opportunità di una vita. Signor Alcázar, un gusto verlo. Sácame de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿estás pronto para el tuo destino? Sí. Vámonos. Porca puttana. Los demás están en posición. E niente ragazzi, attimo in pausa perché non so se parte un altro filmato, cioè è stato solamente filmati. Niente, anche questo capitolo, come quello precedente, si conclude qua, diciamo in maniera strana perché sono molto corti, di gioco in sé per sé, soprattutto in questo ce n'è stato veramente poco, cioè sono stati veramente filmati così, niente di eccezionale. E niente, quindi il quarto capitolo finisce così. E come avete visto adesso inizia il quinto, che si chiama appunto Héctor Alcázar, che è quel signore là che avete visto finora. Via, quindi niente, anche il quarto e questo episodio finisce qui. E ci vediamo subito poi con il quinto. E lo iniziamo. Via, ciao a tutti.